Salve a tutti e benvenuti ad una nuova parte della mia serie su piante contro zombie 2 Chinese Edition. It's about time e tutto il resto. Che fantastico, che fantastico. Nella scorsa parte cosa è successo? Abbiamo fatto i livelli dal 6, guardate come circolo sul 6, fino al 10, ora circolo sul 10. E facendo tante cose, sbloccando nuove piante, scoprendo nuovi orizzonti. Mentre non registravo, ho sbloccato delle nuove cose fantastiche. Cosa c'è di nuovo? Lo zombie? No, nessuno. Ah, forse lo zombolino col cannone ancora non l'avevamo trovato. Non lo so. Comunque, ho sbloccato. Poi vi faccio vedere come questa pianta, che è molto felice, ed è una pianta di fuoco. E ora utilizzerò questa pianta, ovviamente. E anche la schiaccia zombie, dov'è? Qui. E dopo vi farò vedere come l'ho sbloccato con i pezzi di puzzle, queste due piante, negli scontri fantastici. Poi ve lo faccio vedere appena finisco questo livello. Intanto lo potevo fare vedere anche prima, però non ci ho pensato. Dove prendo il cardo casalingo e la guavalava. In ogni caso voglio riutilizzare. No, però la chiccopulta la metto al posto del cardo casalingo. E poi forse anche il cavolbotto di livello 2, ma lo utilizzeremo nel prossimo livello, qualcosa del genere. E comunque Vi ricordo che sarebbe molto generoso e gentile da parte vostra che mettiate mi piace, commentiate, vi iscriviate al canale. E vi voglio dire anche, la domanda di questa parte è: quale preferite, le piante focose, cioè le piante che fanno fuoco, o le piante che congelano? Io le piante che congelano, perché forse quelle di fuoco sono più spettacolari, tra virgolette, da vedere, però sono molto più utili quelle congelanti. Nel senso, quelle che raffreddano gli zombie e li fanno andare più lentamente. Comunque, guardate questa pianta, niente, lancia questi cosini. Questi lapilli di fuoco, è tipo un vulcano in eruzione, una specie di cosa del genere. E in 3 colpi mi sembra sconfigga uno zombie normale, quindi è molto forte. Ma vediamo anche la schiaccia zombie su questo zombie. Vabbè, la schiaccia zombie la conosciamo. Pam! Però era una pianta a pagamento, quindi sono molto entusiasta del fatto che sia qui. Ecco, contro lo zombie. Ancora non la conosco bene questa pianta. Contro lo zombie segnaletico ce la si fa. Non ho neanche visto il suo potere in caso. Dai! Ok, ce l'hanno fatta. E contro questo zombie normale. Ok. Sì, perché anche un minimo effetto d'aria è tipo un cosa, una peperonpulta, forse leggermente più forte, sia perché costa di meno, sia perché bene o male l'effetto è lo stesso. No, arrivano. Vediamo il suo potere. Ah, lancia un enorme lapillo gigantesco che fa paura. Però contro i pappagallini non ce la fanno. Avrei dovuto metterle più indietro. Uffa, stupidi zombie. K et spada. Ne devo mettere un altro qua. Gli zombie pappagallini. Non gli zombie pappagallini. I pappagallini sono veramente il male dell'umanità. Disgustosi pappagallini. Peccato però che il suo effetto abbia effetto solo su una fila. Però è anche giusto. È davvero forte, sembra, come effetto. Vediamo se distrugge tutti gli zombie della fila. Sì, distrugge tutto e brucia. Però contro gli zombie pappagallini, che sono tantissimi a quanto pare in questo livello, non ce la sto facendo. Facciamo così. Stupidissimi zombie pappagallini, mi hanno distrutto tutto. Tutti i miei sogni, tutte le speranze che avevo. Vediamo se riesco, ne metto un altro in questa fila. No, a quanto pare no. Tu muori. Tu muori. Bellissimo il suo potere, mi piace tantissimo. Dai, perché non sono morti questi due? Ci pensa la schiaccia zombie. E dai, distruggeteli degli zombolini. Vabbè, non è stata la pianta più adatta da mettere, diciamolo. Faccio così. E faccio così e basta di arrivare qui. Ok.
Livello completato nel modo più brutto mai visto da sempre. Però ho messo forse troppi girasoli qui. E con questa pianta non riuscivo a difendere bene, però vabbè. Però vabbè. Adesso vi faccio vedere dove ho preso i pezzi di puzzle. Per sbloccare queste piante. Ed è qui, guardate. Basta andare qui nello scontro qua con gli zombie pazzeschi. Se ne possono fare due al giorno perché uno si ricarica normalmente dopo 24 ore, credo. E uno si può tenere guardando la pubblicità. E soprattutto con questo si ottengono tanti pezzi di puzzle per le piante nuove da sbloccare. Con questo si ottengono tanti pezzi di puzzle per i costumi delle piante. E con questo si ottengono pochi pezzi di puzzle per le piante. Per le piante nuove, non per i costumi. Comunque, ok, un altro livello con i cannoni sparacocco. No, non mi piacciono questi livelli. Ma poi ho già fatto le due stelle, le tre stelle, volevo dire. Nell'altro sono stati 40.000 punti, che noia. Vabbè, velocità. Forse non è quello che penso io. Sì, è quello che penso io, quindi ripeto, velocità. Ok, finito questo livello, finalmente li trovo davvero noiosi. Cioè ci starebbero come minigiochi messi in una sezione a parte come era sul primo. Come minigioco ci starebbe, così è un po' noioso da fare per forza nell'avventura. Per forza. Comunque, let's go con il livello 13 che... Non ho capito se devo fare almeno 3.000 soli o se devo... sopravvivere con 3.000 soli? No, devo fare almeno 3.000 soli, io penso. Comunque però, il fagiolino l'ho messo, no. E allora let's mettiamo le piante del mare dei pirati. Quindi il rovo. E quindi tolgo anche la guava lava e metto il fagiolino. E ho sbloccato anche il rovo di pietra, c'era nella scorsa parte? Credo di no. Allora facciamo una strategia così con la sparabrina. Tolgo la guava lava e metto il rovo di pietra. Ok, queste piante non lo so. Sì, sono tutte del mare dei pirati, però non sono tanto forti. No, avevo detto che devo fare la strategia col cavolbotto. Vero, 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 vero. Allora tolgo e metto questo e tolgo e metto questo. O l'infinoce, che è anche meglio. Ricordiamo che devo fare 3.000 soli. Quindi dovrò mettere tanti girasoli. E questo mi sembra anche scontato. E la ninfia guerriera per fare soli è fantastica, eccezionale, stupenda a dir poco. Io direi di mettere una fila di... Chiccopulte, una fila di sparabrine. La sparabrina è dell'antico Egitto, però vabbè, l'ho messa comunque perché sono pazzo. E poi mettere i cavolbotti e i rovi e tutto il resto. In ogni caso, con tanti girasoli, i soli dovrebbero bastare. Ok. Sparabrinas. E si comincia questa... No, sento lo zombie gabbiano. Voi non potete sentirlo, ma io lo sento. No, a quanto pare no. No, era il pappagallino. Quanto ti odio. Ma è subito arrivato il pappagallino, sul serio? E mi porta via un girasole. Era bellissimo avere i cannoni sparacocco perché potevo distruggere i pappagallini. Così proprio folgorarli via. Ok, a quanti soli siamo? A 1.000, siamo a pochissimi soli ancora, devo fare così. E comincio a mettere i cavolbotti.
che adesso che sono saliti di livello sono davvero delle piante squisite. Io cerco prima. Se n'è andato. Ah, pappagallini. Ce la fate a distruggere questo zombie, please. Ok, qua faccio così. E così. E il pappagallino si porterà via il cavolbotto? No! Il cavolbotto ce l'ha fatta a distruggerlo, però è stato distrutto a sua volta. Che emozione! E qua giustamente lo zombie cappa e spada fa il pazzesco. Un'altra infinoce qua. Perfetto, perfetto. E qua rovi. Adesso rovi, 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 rovi. A quanto sono? Ok, la missione è compiuta, quindi qua posso mettere ancora chiccopulte. Perché comunque riuscire a fermare gli zombie non mi fa schifo, lo ammetto. E il resto dei fertilizzanti li posso utilizzare per utilizzare il potere della chiccopulta. Perfetto, questa strategia si è rivelata molto più forte di quanto pensassi. Metto ancora rovi. E forza, morite tutti. Rovi qua, tanto per simmetria. Vabbè, insomma, ce l'ho fatta. Posso fare così e così. Morite! Dai, non mi dire che ci sono ancora zombie che devono arrivare. Oh, finalmente. Bellissimo, mi è piaciuto questo livello come l'ho affrontato. È stato bello, sincero e non banale sotto ogni punto di vista. Fantastico, fantastico. Allora, abbiamo fatto 3 livelli, sì, oggi fino al livello 15 dobbiamo fare. Vabbè, per la tabellina del 5 non inganna. E qui, niente di particolare. Allora, ammetto che ho fallito questo livello, l'ho preso molto sotto gamba, devo stare più attento. Quindi adesso non si scherza più, non si scherza più. Ho provato a fare con la combattente di asparagi, ma no, non va bene. Devo utilizzare subito il cactus perché è la pianta più forte che ho. Quindi non si scappa. Dov'è il cactus? Dov'è? Qui. E cos'altro posso modificare? Niente in realtà. Ok, subito, subito. Perché gli zombie arrivano, guardate, non lo ricordavo così difficile questo livello. Guardate che ora in un secondo arrivano gli zombie cappa e spada. Eccoli! Metto qui intanto una chiccopulta perché arriveranno subito anche da lì. E qua fagiolino. Vediamo se ce la fa il fagiolino a ricaricarsi prima che arrivi anche questo, ma non penso. E allora faccio così. Spero che ce la faccia il cactus. Sì, ce l'ha fatta, meno male. Stupidi zombie cappa e spada che arrivano immediatamente però. Li odio. E qua un altro cactus, ok. Già sono molto più tranquillo rispetto a prima. Non di troppo, ma un pochino. Stai fermo tu. Ok, però seriamente, ma che cavolo è questo livello? Arrivano all'improvviso un sacco di zombie. Cioè, non è impossibile, ovviamente, perché lo sto facendo, ma non me l'aspettavo. Semplicemente. Però vedete, col cactus si riesce a fare bene o male tutto. È troppo forte come pianta in questo gioco. E ne metto un altro qua. Ok, perfetto. Con i girasoli ci sono. Ah, vabbè, si è finito il livello. Meglio.
Adesso allora comincio a mettere i rovi. Non comincio. Comincio e finisco a mettere i rovi. Ah, il rovo di pietra disintegra tutto, è sempre fortissimo. Un altro fagiolino qua per simmetria, questo lo tolgo. Devo mettere un altro cactus qui, devo togliere questo qui, lo sto facendo solo per la simmetria perché il livello ormai è praticamente fatto. Vabbè, basta. Perché ho potuto mettere il rovo di pietra qua? What? Cioè, era segnata come fila di terra anche in mare. Devo controllare nel prossimo livello, sarebbe bellissimo! Quindi manca il livello 15. Cioè, il livello 14 è stato il primo livello che ho dovuto riprovare in questo gioco. In questo gioco. Ok, io non ho parole per descrivere quello che è successo. Ho fallito per un motivo stupidissimo, perché sono stato scemo. Ma ho dovuto riprovare due livelli. E perché ho portato la sparabrina? Avevo detto che non l'avrei portata. Porto invece la guava lava. Scusate se sentite rumori di sottofondo, ma c'è il mio gatto che decide di fare il pazzesco quando mi metto a registrare. E questo va bene. Cioè, ho fallito perché è arrivato uno zombie cappa e spada all'improvviso qui e non me ne sono neanche reso conto prima. Vabbè. Metto intanto il fagiolino qui. Devo mettere subito i fagiolini in tutte e cinque queste zone. O meglio dette zolle. Perché sono importantissimi. Però devo sempre avere una pianta tipo la guava lava o la schiaccia zombie per le emergenze super eccezionali che devono capitare sempre. Così e così. E comincio a mettere già i cactus. Sì, nelle file di mare sì, perché arrivano appunto gli zombie cappa e spada da un momento all'altro e io devo essere pronto. Il fagiolino è quasi pronto, quindi lo metto uno qui. Così se arriva quello stupido zombie cappa e spada, sono pronto. Perfetto, perfetto. Adesso non so perché, forse oggi sono più distratto, non lo so perché sto fallendo continuamente delle cose che di solito non fallisco, però capita. Ok. Cactus anche qui. E va bene. Eccolo. Quello zombie cappa e spada mi ha fatto fallire. Non lo stavo guardando completamente. E poi ve l'ho detto. I suoni e gli effetti sonori in questa. In questo. No, il cactus si è abbassato. Dai, guava lava. Dicevo. Gli effetti sonori in questo. Nel mare dei pirati, non so perché, i suoni, tutto è completamente andato a quel paese, nel senso che non si sente niente. O comunque si sentono solo dei suoni distorti, non so se sia solo per me, ma per me è così. Ok. Eccoli, gli zombie cappa e spada, sono veramente i miei acerrimi nemici in quest'era. Morite! Il problema è che i cactus si abbassano questi qui, quindi servono molto di meno. E quindi direi di fare anche. Non metto altri cactus qua. Le file di terra non stanno facendo niente, quindi, cioè, non sta succedendo niente. Sono più tranquillo. Metto però in caso un infinoce e faccio così. Meglio. È l'ultimo zombie questo secchione oppure. Oppure cose particolari, cose che succedono. No, era l'ultimo. La simmetria non c'è, ma va bene. Allora, io vi ringrazio molto per aver visto questa parte. Vi do appuntamento alla prossima parte di Penta contro Zombie 2 Chinese Edition, che sarà fantastica, stupenda, mai vista prima, orgogliosamente pazzesca. E mettete mi piace, commentate, iscrivetevi. Attivate la campanella per ricevere notifiche ogni volta che caricherò un video. E seguitemi su Instagram, ci sono i link in descrizione. Detto questo, niente, ci vediamo nella prossima parte. Bye!